Siamo Bene, siamo qui a Carture, provincia di Rieti, sotto le montagne della Duchessa, vedete? Eccola, guarda il bello il gattino, vieni, vieni qua. Micio. Eccolo. È il gatto dei Carture. Allora, mo vi spiego. Questa è la Val di Fua. Volevamo salire dalla Val di Fua per andare a fare il Murrunga, ma Val di Fua è chiusa, stanno a fare i lavori, quindi non si può salire. Allora dobbiamo, lì sotto c'è la Val di Deve, scendiamo dalla Val di Deve, ma qui in mezzo qui c'è una via pastorale non segnata sulle carte che viene chiamata la via dei Grifoni. Quindi dobbiamo cercare di migliorare questa via. Eccoci qua, siamo a Cartore, sabato prima. Ma aspettiamo Fabia, devi da finire. Ah, eccola, va. Sta arrivando. Sabato 1º giugno 2024, Cartore, Rieti, Montagne della Duchessa, direzione Murolungo. Passando per la via dei Grifoni, discesa per la Val di Deve. Andiamo avanti, va. Ed ecco la Fabia. Somarella, somarella dei Trastevere, Questo è proprio sei di Roma mia, l'ottava io. meraviglia di Roma mia. Che bello, eh? Poraccio, ha incatenato, guarda. Vabbè. Sì, lo so, però. La mia ieri me l'ha scappata, Cazzarola, sei in una montagna così e lascio libero, no? Guarda chi ci segue oggi. Oh, vieni con noi? Se siamo fatti il cane, eh? Comunque dovremmo essere in zona, eh? Dovremmo essere da ste parti, sto sentiero dei Grifoni, cercatelo, eh? Credo che sia qui, da ste parti qui. Vabbè, ormai siamo in zona sentiero dei Grifoni, ora vediamo di trovarlo, via. Ok, l'abbiamo trovato. Allora, all'entrata di questo sentiero vedete questo segno rosso, vedete? Eccolo qua. Poi c'è sto cosa che c'è scritto? Niente, se c'era qualcosa. Va bene. Vedete, quello continua a Val di Deve, quindi niente. Noi abbiamo questo sentiero qui. Questo porta prima sulle creste dello Jaccio dei Montoni, quindi alla vetta dello Jaccio, poi al Muro Lungo e alla cimata di Macchia Triste. Sentiero cosiddetto dei Grifoni, perché si dice, mentre, se no si dice, perché mentre si sale si vedono volteggiare i Grifoni. Sentiero sicuramente non segnato, è vecchia via pastorale. Qualche ometto di pietra sembra che ci sia lungo il percorso. Via. Allora, dopo il primo pezzo che sale verticale e in pratica il sentiero non c'è, quindi facile perderlo, dovete seguire la traccia. Quindi io quando stasera o domani la trovate sul canale mio che è Abruzzo Tech 1962 Wikidoc. Dicevo, dopo il primo pezzo verticale adesso sta facendo un lungo traverso. Qui il sentiero si vede e non si vede, ma naturalmente questo non è un sentiero gai, niente, non è neanche segnato. Come dicevo, una vecchia via pastorale, quindi scaricate la mia traccia, vedete? Adesso sta facendo questa lunga diagonale in salita, dovrebbe arrivare fino a un certo punto e poi comincia a salire fino a che non usciamo sulle creste. Non so quanto ci vuole, ma vediamo. Eccoci qua, con fatica, ma stiamo cercando di arrivare sulla via. Comunque ci sono gli ometti di pietra ogni tanto. È sparito in un pezzo, è sparito il sentiero, poi mo l'abbiamo ritrovato. Comunque, per essere una via pastorale è giusto, perché guardate chi c'è con noi ancora. Er capo, er pastore, cane pastore. Come ti chiami? Argo. Argo di Quello del desiderio. cane Luis. Capito? Argo di desiderio. Allora, e niente, guardate che sotto qui c'è il cartone e noi stiamo a seguire questo sentiero che ci porterà su Jaccio dei Montoni. Ok, vi stiamo facendo anche gli ometti di pietra, eh? Così è più sicuro. Ce n'è qualcuno, ma solo un paio fino adesso, in 2-3 km, quindi mo qualcuno lo facciamo noi. Comunque adesso il sentiero è diventato, non ti dico evidente, però dai, si sale abbastanza bene, via. Vedi, mo gira qui e ricomincia a salire sopra lì, poi fa un'altra curvetta, fino a che non ci porta proprio sulla destra, lasciando sopra la Val di Fua sotto a noi e andiamo sopra la Val di Deve. Benissimo, al prossimo ometto. Ok, ragazzuoli, qui siamo sull'affaccio della Val di Fua, che è questa qui sotto di noi. Questo è, qui sotto qui c'è il sentiero originale che poi porta al lago della Duchessa, quello che dovevamo fare noi, però purtroppo è chiuso per manutenzione, non so se è il manutenzione del sentiero oppure c'è proprio un crollo, questo non lo so, però è chiuso. Riapertura al massimo entro il 24 giugno hanno dato. Guardate, Pecos Bill, Pecos è venuto qui su con noi. Questo tutto pempanino fa, eh. E noi te lo daremo alla fine, ce l'ho tre, te ne do uno, via. Eccola qua, Val di Fua, spettacolare.
Qui sopra qui c'è il morrone, non proprio qui dietro, però via. Zisse uccetto. Spettacolare, guardate, dobbiamo ancora salire noi lassù, verso lo ghiaccio. Allora, siamo ancora nel bosco, mi permetto di sconsigliarvi questo sentiero. Allora, si perde facilmente la traccia qui dentro sto bosco. E ci sono 20 occhi che guardano, eh? Eppure abbiamo perso il sentiero 3-4 volte. Per fortuna i 20 occhi l'hanno pure ritrovato. Comunque, fate attenzione se seguite questa traccia, perché anche la traccia mia in alcuni punti va proprio fuori sentiero. Va. In questo momento l'abbiamo ritrovata di nuovo. Ecco lì, c'è un omino di pietra, sopra te, lo vedi? C'è un omino di pietra, ecco là, a sinistra. Quindi scompare, scompare, c'è scompare Pietro. Magia. Sì, e qui siamo già ormai proprio sopra la Val di Deve. Dopo la Val di Fu, la Val di Deve sta qua sotto. Guardate che bella affaccio. Quella è l'autostrada, la 24, sarebbe la Roma Teramo, quella invece la autostrada va a Pescara, la 25. A 24 a 25, a cari come la zaddannate i picchi di sordi, portarci quanto costano. Dai che stiamo quasi de cresta, ma sembra è un fuoco di paglia, perché da quello che vedo tutto bosco ancora. Comunque non dovrebbe mancare tanto per lo ghiaccio. Quello svincolo di Torano, quello sì. Siamo usciti su questo prato in quota, pieno di erbacce, guardate invece qui che abbiamo. Morrone zisse, la cresta del morrone zisse uccetto. Quindi sotto lì c'è la Val di Fua. E noi continuiamo, adesso rientriamo nel bosco, che qui sopra qui c'è sta il famoso ghiaccio dei montoni. Cosa? Fusse che fusse la volta buona che siamo fuori di cresta. Mamma mia. Quanti chilometri abbiamo fatto nel bosco? Ce l'hai segnati? Quanti chilometri? Dimmi un po' quanti. Dimmi quanti chilometri e quanto dislivello nel bosco abbiamo fatto. 9 chilometri di dislivello. 4 e 3 o 9? Oh. Porca miseria, mi sa più 4 e 3. 4 e 3? 783. Allora, 4 chilometri del bosco, 783 metri di dislivello. E sembra che siamo usciti fuori. Sembra. Raga, guardate che affaccio sulla Val di Deve. E poi quella è la valle che scendeva a ritorno, tutta quanto dentro qua la valle, c'era la Val di Deve. Davanti lì, Rozza e Sevice, dietro c'è il velino, non si vede però. E adesso qui si continua a salire per qui, dovremmo raggiungere lassù che è lo ghiaccio dei montoni, o quello lì insomma. Ma poi se quello dietro il muro lungo, se si vede la croce, è coperto dall'albero, non si riesce a capire se è quello. Guardate il cane, ci ha seguito fino qua. Se perdemo... Il cane prima o poi deve andare a mangiare stasera, io attacco una corda e mi faccio riporto a valle. Benissimo. Ci abbiamo. Pensate, l'altro anno siamo tutti giù, tutta sta cresta scende. Ma raga, non ve lo dico quanto cazzarola può essere lunga. E paranoia. E questo è il bellissimo percorso di cresta, tutto segnato con gli ometti e i segni rossi. Ah, mamma mia che spettacolo! Val di Deve. Sevice e Rozza, e la nostra cresta continua. Siamo ormai quasi sullo ghiaccio dei montoni, vedete tutti i ometti di pietra con i segni rossi, ce ne sono ogni 50 metri. Benissimo, quello è il morrone, che è la parte sopra al lago della Duchessa, che sta qui dietro. Quando siamo sul muro lungo vediamo anche il lago della Duchessa. Il panorama qui si comincia a fare più bello, guardate laggiù c'è il lago del Salto, quello è il Navigna, ecco il Navigna, di là c'è il lago del Turano, quindi il Navigna è la montagna tra i due laghi, perché quando sarei sopra la vetta del Navigna arrivate da una parte del lago del Salto e una parte del lago del Turano. Laggiù è il Monte Terminillo, vedete giù in fondo, si vedono i canali, si vedono, si vede Terminillo, Terminilletto e Terminelluccio. Morrone, l'autostrada 24. Ridi. Ancora la salita. Sevice e Rozza e dietro c'è il velino, ma ancora non si riesce a scoprire. Vabbè, ormai siamo quasi sullo ghiaccio dei montoni. Guarda quello lassù qua la cresta, vedete? Poi c'è uno sulla cresta. Non è che Alfredo, no? No, Alfredo sta qui dietro. Vabbè, ora ci andiamo pure noi.
Andiamo prima allo ghiaccio dei Montoni, poi il Muro Lungo e poi la cimata di Macchia Triste. Poi riscendiamo al Malopasso e prendiamo la Val di Teve. E finalmente abbiamo raggiunto i 2083 metri del ghiaccio dei Montoni. Ecco Renzo. Ghiaccio dei Montoni. Mezzogiorno, ci siamo messo un 4 ore. Quanto ci siamo messo io qua? Sì, su per giù abbiamo fatto tutto il sentiero dei Grifoni. Ed ecco l'omino di vetta. Eccoci qua. Ghiaccio dei Montoni. C'è scritto 2083 metri di ghiaccio dei Montoni. Adesso scendiamo dentro la valletta e risaliamo di fronte. Vedete la croce, il Muro Lungo. Poi di cresta, dietro, c'è la cimata di Macchia Triste, che è quella laggiù, Val di Teve, si torna indietro. Ok, andiamo avanti, adesso ci andiamo sul Muro Lungo. Ed eccoci qua, in salita verso la vetta del Muro Lungo, dove dalla vetta ci avremo uno degli affacci più belli sul lago della Duchessa. Renzo sta là sullo ghiaccio dei Montoni, vedete? Quello era un ghiaccio. Salice. Verino sta dietro, ancora non si riesce a vedere. Rozza, quello è il costone, la valle dei briganti, la Val di Teve, allora giù il Bicchero, e qua sopra si intravede qua là la croce e il Muro Lungo. Andiamo, ci vediamo. Ed eccoci qua, siamo sui 2184 metri del Muro Lungo, e per me è la seconda volta, dopo 180 anni sono tornato. Muro Lungo. Guarda l'affaccio sul lago della Duchessa, ecco qua. Lago della Duchessa, quello è lo Zis, no scusa, quello è l'Uccetto, questo è lo Zis e quello è il Morrone. Questo qui sotto è la Val di Teve, quella zona lì sono le Caparnie, e questo bosso qui sotto è Cima Casalini, il ricordo dei Casalini. Queste sono tutte le montagne del Verino, là c'è il Gran Sasso. Guarda come è pulito il Gran Sasso stasera, come è pulito il Gran Sasso, non c'è più manca la neve. Ecco il cane, va, oh via qua, via. Muro Lungo. 2184 metri. Ecco che arriva il resto del gruppo, Fabia, Angela, Ugo, Loredana e tutto il gruppetto. Dai che sei arrivata! Eccoci qua. Allora prima ho detto che non si vedeva il velino, invece il velino si vedeva, si vede sia il velino che il selice. Avevo sbagliato, ho detto il selice perché il selice è più basso, ero convinto che era quello, invece no, il selice non lo vedete perché è un po' più basso del vicino giù. Perfetto, Muro Lungo, adesso due. Ecco qua, è iniziata la discesa dal Muro Lungo verso la cimata di Macchia Triste. Questo è poi anche il sentiero che porta giù al lago della Duchessa, che sta sempre là, vedete? E questo è il sentiero che poi fa il giro, arriva giù, scende, gira, entra dentro, va dentro il lago della Duchessa, poi porta a Cartore tramite la Val di Fua, che oggi è chiusa la Val di Fua, non è che oggi, è chiusa fino al 24 giugno, stanno a fare la manutenzione del sentiero. Quindi adesso di cresta, vedete, questa era la cima del Muro Lungo, ma mi sono abbassato un pezzo la croce in seguito. Ecco Pro Luciano, e di cresta, quello era un ghiaccio dei Montoni che avevamo fatto prima, poi andiamo laggiù che ci troviamo Renzo. Guardate che spettacolo, il pezzo del sentiero che scende sopra sti roccioni, meraviglioso. Queste sono, qui sotto c'è la famosa Grotta dell'Oro, giusto? La Grotta dell'Oro, senza oro però. Perché se c'era saranno già male fregate. Ecco laggiù Renzo, va. Vedo una cosa nera, è lui, c'è sta persona e sta seduta. Poi andiamo alla Macchia Triste, che è uno di questi bozzetti qua. Poi dopo di dietro c'è il Malopasso che gira e le porta. C'è porta dentro la Val di Teve e ci riporta a Cartore, dove? Dove ci sarà la birra? Perché Cartore, la Duchessa. Dovete sapere che a Cartore c'è il famoso birra, non so se sta proprio qua, però è la famosa birra artigianale di Cartore, sì, sì. Come si chiama la birra? Duchessa, se non erro, la birreria proprio, un altro, ma c'ha un altro nome, mi sa. Io leggo Duchessa. Vabbè, comunque c'è sta la birra. Sì, sì, molti tipi birra artigianale. Birra artigianale, e gli davamo giù. Ecco qua, il resto del gruppo, perfetto. Andiamo giù al passo, via. Guardate i cavalli dentro la pozza, che ormai la pozza non ci sta più, è rimasta tutta fanga. Guarda, con le zampe stanno a scavare e fa tutta fanga, poi si buttano dentro, perché poi la fanga li aiuta contro gli insetti, capito? Stanno a fare macello, stanno a fare.
Guarda, ah, che belli. Questo era il muro lungo, sta proprio un po' dietro, vabbè. Quello è lo... il morrone con lo Ziz. E noi andiamo sulla macchia trista, che è quella là sopra là. Non quella più alta, un po' più bassa, si vede un bozzo. Sì, ecco là, si vede là. Eh? No, poi c'è sta il sentiero, va dritto per dritto là. Sì, sta dritto per dritto lì. Quindi, ragazzuoli, continuiamo la nostra camminata verso la macchia triste. Guardate che spettacolo il muro lungo visto da qua. Guarda, se si riesce a vedere anche lo ghiaccio dei montoni, in pezzetto, vedi? Adesso lasciamo il muro lungo col sentiero che porta poi giù al lago della Duchessa, ma noi adesso scendiamo ancora col pezzo del sentiero, poi ce ne andiamo lì così, e quel bozzo là, il terzo bozzetto, 1, 2, 3, il terzo bozzo è la cimata di Macchia Triste, poi dopo con la cresta, con un fuori sentiero, cercheremo di guadagnare il malopasso che sta lì sotto. Ok, questa è la salita finale, quella che porta sulla cimata di Macchia Triste, quello è il muro lungo, eccolo laggiù, basta, siamo allontanati già. E invece là era lo ghiaccio dei montoni, la prima che abbiamo fatto, poi siamo andati sul muro lungo e poi stiamo venendo qui. Là sotto lì c'è il lago della Duchessa, quelli sono morrone, zisse, uccetto. Ed ecco lì, vedete, giù, Luciano sta già sopra la cimata di Macchia Triste con 2090 metri. Poi da lì dovremmo riscendere dentro la Val di Deve, Malopasso Val di Deve, che sta qua sotto qua, questa qui sotto qui è la Val di Deve. Guardate il velino, Sevice, Rozza, ecco qui davanti il Rozza qui, bellissimo. Ok, 6-7 minuti e siamo sulla cimata di Macchia Triste. Eccoli Renzo e Fabia e tutta la truppa sul terzo over 2000, che è la cimata di Macchia Triste, 2090 metri, c'è pure scritto, eccola qua. Cimata di Macchia Triste 2090 metri. Comunque ragazzi, io con questa cima qui finisco per la seconda volta il gruppo della montagna della Duchessa. L'ho doppiata, con questa qui l'ho doppiata. No, sto quasi per triplicarli, quindi poi ci torno. Sì, no, quello è del velino, questa è della montagna della Duchessa. Quindi altre 2-3 lo triplico. Mamma mia che spettacolo, cimata di Macchia Triste. Adesso dobbiamo andare qua sotto, raga, a Val di Deve. Vedi, c'è il sentierino là che va dentro al bosco, arriva lì. No, non c'è andato troppo là però. Oh. No, a parte che la gente la mattina si sveglia e mette i nomi ai vetti. Comunque, abbiamo lasciato la cimata di Macchia Triste, adesso di cresta, costeggiando la Val di Deve che sta qui sotto. Guardate il gometto di pietra gigante che abbiamo trovato. Costeggiando, stiamo cercando di raggiungere il Malopasso che sta qua sotto. Poi dal Malopasso, tutto dentro la Val di Deve, ce la ritorniamo a Cartone. Già, però è facile. A voglia a pedalare Sassali 1. Sassali 1 verso la cimata di Macchia Triste. Ok, cresta tra il Malopasso e la Macchia Triste. Bene, siamo arrivati nella zona del Malopasso. Adesso andiamo a prendere la Val di Deve, che sta qui sotto, ormai. E poi sai, dobbiamo percorrere tutta la Val di Deve, che è molto lunghetta. Io penso 5 km saranno. Vabbè, comunque tutta discesa. Vabbè, raga, allora, qui sopra qui era la cimata di Macchia Triste, eh. Vista da qua sembra quasi una montagna. Dove vai, va? Che risali sulla cimata? Ciao. Ecco, abbiamo il signor Tevi, lei è il signor Tevi, Val di Deve, eccola qua. Guardate che bella, vista dall'alto, adesso noi ci scendiamo dentro. Poi sentiero non si vede, ma c'è sta là mezzo. C'è, ma non si vede. Guardate che spettacolo qui sopra col coso, col Sevice. Quello è il picco dei tre sorelle. E quella là sulla cimata di Macchia Triste, quella che abbiamo fatto per ultimo. E questa è tutta la zona del Malopasso che porta fin dentro la Valle di Deve. Ok, adesso entriamo lì dentro, adesso dovremo entrare lì e girà fino giù al Malopasso. Guardate che bello sto pezzo di sentiero qua sopra la valle. Sapete che oggi è 1° giugno, è riaperta la valle, eh? Era stata chiusa fino al 31 maggio che era ieri, quindi oggi 1° giugno, Val di Deve aperta. Ecco pure Angia,
e gli altri sono in arrivo. Un vero, guardate che bello, quella è la Valle dei Briganti lassù, quella sotto fra il Bicchero, che è quello, il Bicchero, lassù che è la Cima Vezzano. Bello. Buongiorno, Eccoci. Guardate che sentierino che avete trovato qua. Sì, dai, che roba. Che c'è sta? Mo arrivo. Attenzione che è scivolosa la cifra, No, vai, vuoi se caschi ti ripio, no? Ah, tu lì c'è, se non spegni non parto. Oddio. Dai, che sei andata. Metti le mani addosso alle rocce. Bene ragazzi, siamo al Malopasso. Sotto è la Val di Deve. Adesso imbocchiamo dentro la Val di Deve. Invece il sentiero qui, vedete, c'è scritto la GEV, gruppo escursionistico Velino, per andare, credo, a Rifugio, che sta a Valle dei Briganti. E va sopra, va al Bicchero. Al Bicchero, sì, la sua Bicchero. Infatti c'è scritto Bicchero, vedi? C'è scritto su quella roccia. Bicchero. Invece noi ce ne andiamo di qua, a Val di Deve. Sarebbe ora, E qui siamo sotto le bastionate rocciose un poco prima del coso. Del Sevice. Ma però il Sevice sta sopra, però diciamo via. Che cosa? No, niente, è cascata. Ah, il bastone. Ed eccoci qua, nella bellissima e lunghissima Val di Deve. Sentiero largo, si cammina bene, non è mai ripido, anzi addirittura in alcuni punti si va anche in piano, si scende piano piano. Quello che abbiamo capito è che sicuramente è lunga, perlomeno almeno 5 km sarà lunghissima. Sarà. Vabbè, ma tanto, ormai il grosso dell'escursione lo siamo fatti, quindi Val di Deve, andiamo avanti. Ok. Qui finisce la Val di Deve. Allora, la Val di Deve dal Malopasso a qui è lunga 5 km e mezzo. Strada, diciamo, sentiero commodissimo, però sono 5 km e mezzo. Eccoci qua. Qui finisce la Val di Deve. Olè. Riserva naturale, Montagne della Duchessa. E questi sono tutti i giri, un po' il giretto nostro, Cartore, Val di Deve. Abbiamo preso, no, noi abbiamo andato qui al Malopasso, poi siamo andati qui sopra. E adesso birra del borgo. E adesso birra del borgo. Ecco. Ok, qui finisce la Val di Deve. Oh, aspettiamo l'altro, va. Eccola qua. Sentieri chiusi dal 1 ottobre al 31 maggio, che era ieri, per motivi di sicurezza, che c'è po' svalangaito, Bocca di Deve, Allone di Deve, Colle del Bicchero, Capo di Deve e Capanna di Sedia. Siamo di nuovo a Cartore, l'escursione, ma sta birra, dove sta? Di fuori qua. Birra del borgo. Ecco, Angelo Maghi, gli scarponi, io fa una cosa, molte li levi e li butti, così li accolgo. Non li butto, ma la prossima volta c'è Rottini. Sì, forza, si è messi gli scarponi belli, perché sono giallo rossi da Roma, però. Non è la prima volta. Ciao. Aspetta, mo chiudo un attimo. Vi saluto e vi ringrazio, forza Roma, bassa la Lazio.